Il difensore Alessia Bonati e il centrocampista Elena Minare. Quasi potenzialmente prima in classifica anche loro, cioè diamo alle ragazze quello che è delle ragazze. Io speravo ne invitassero una un pochino più bassa, però va bene, ecco, vabbè. Paolo sta bene in scala. Allora Alessia, 6 vittorie consecutive, dove vuole arrivare questa squadra? Campionato di Serie C, ricordiamo. L'obiettivo è quello. Anche qui l'anno prossimo, tanto già lo so. Esatto, sì. Adesso tra due domeniche abbiamo il San Marino ed è uno scontro diretto, quindi per chi non va a Rovigo, tutti invitati al centro sportivo di Collecchio, grazie, dico in anticipo, registrate la partita su Sky e la guardate quando tornate da Collecchio. No, ancora meglio, andate a Collecchio a vedere la partita e la sentite per radio magari. Anche, sì, cioè, come basta che vengano a Collecchio poi a fare un po' di tipo. Perché Federazione Sammarinese è prima, 21 punti, voi seguite a 3 punti ma con una partita in meno, vero? Sì. Cosa si prova a giocare con la maglia crociata? Fai la domanda proprio a me che sono tifosa del Parma. Appunto, non a caso. Cioè, ho avuto un colpo di fortuna pazzesco. Beh, io ho avuto l'abbonamento per tantissimi anni, quindi poi ho iniziato a giocare a calcio, quindi giocando la domenica non riuscivo, però io, cioè, per me è un'emozione grandissima. È proprio, cioè, è una cosa indescrivibile, anche quello che ci sta capitando, anche essere qua comunque. In veste di calciatrici, giocatrici del Parma, emozionante e molto bello. Allora, giocatore preferito della prima squadra, compresi i presenti, non esteticamente, calcisticamente, diciamo. Capitano, mio capitano. Sì, ho la maglia in salotto, lì. Sì. Brava. In salotto, apri la porta lì. Io dico Lauria. Per le doti calcistiche, le caratteristiche forse mi accomunano di più a lui, mi piace molto, molto bravo. Allora, io proporrei di appoggiare questo premio speciale sempre offerto dal caseificio alla Traversetolese, perché stasera, Paolo, se tu mi consenti, io vorrei avere due co-conduttrici che intervisteranno anche i protagonisti della Serie D, se tu mi consenti, ovviamente, che sei il padrone di casa, molto bene. Allora io comincerei a chiamare i giocatori di questo Parma, primo in classifica, che sta facendo il vuoto forse, ancora no, però quasi ci siamo, e comincerei a chiamare il corazziere della difesa, c'è un suggeritore? Ah, il portiere? Certo, allora è lui, perché insomma, anche perché ha subito il primo gol in trasferta, insomma bisogna consolarlo un po', No, sì. Aliun Fall, vieni tu per primo. Oh, ma uno basso stasera no, Uno alla mia altezza, no. Allora, devi dire due parole, lo sai. Vai. Cosa si prova a subire il primo gol in trasferta? No, scherzo. Però, insomma, ti stai facendo onore, no? Come dice Zomer, è una bellissima esperienza per te. Sì, io sono felice di giocare a Parma. Perché quando io sono a Africa, io guardo... La Parma giocare in Serie A, io non sapevo che nessuno io giochi nel Parma. Quindi eri già tifoso allora? Sì, è già tifoso del Parma. Sì, magari non è vero, però è bello che abbia detto. Bravo. Grazie. Da questa difesa battuta pochissimo, sono 3 reti, 2 gol su rigore, 2 gol su rigore. Mi viene in mente il rigore, chiamo Luca Caccioli, ma non so perché ho fatto, sinceramente non so perché ho fatto questa assonanza, però il corazziere, come lo definisco io in Radio Cronaca della difesa del Parma, sempre gente alla mia portata, come altezza, molto bene. Luca Caccioli, grande esperienza in Serie D, vincitore del campionato anche l'anno scorso con la maglia del Rimini. Allora Luca, dove può arrivare questo Parma? Poi ti fanno le domande le ragazze, siete pronte? No. Perfetto.
Speriamo in alto, e poi sinceramente speravo che dopo il primo su azione saranno dimenticati due rigori, invece ancora non c'è niente da fare. Quindi. Ecco, è una condanna. Dovrebbe prendere più gol il Baro per dimenticarsi. Va bene così, insomma, siamo contenti di questo cammino, cercheremo di continuare così. Adesso sotto con questa parte di domenica che sarà difficile sicuramente. Luca è un grande perché è un grandissimo lottatore, anche domenica l'ha dimostrato, anche se c'era una formazione veloce comunque avete fatto il vostro. Certo che giocare col capitano di fianco è una bella responsabilità. Sì, è una bella emozione, poi corro per due che non corre più. una bella soddisfazione a prescindere insomma da quello che tutti sappiamo cosa ha fatto nella sua carriera, è una grandissima persona, questo credo sia importante per noi dentro spogliatoio, che appena siamo arrivati insomma ci ha trattato benissimo, ci ha fatto sentire a casa subito, questo è stato importantissimo per noi. Ecco. E anche tu ne hai fatto poco, perché quante promozioni della Serie B? Tre o quattro. Tanto l'anno prossimo già lo so, quindi Alessia. Quanti resti hai preso in carriera? Non tantissimi. Non tantissimi, pochi. Cosa invidia Caccioli che tu non hai, come calcisticamente? La barba potrebbe essere un buon suggerimento. Io ho i capelli, sono pochi. Vabbè, la stanza c'è. Sì. Forse i gomiti, lui è tosto. Anche lei. Sì, sì. Perfetto, a posto. No. Luca Caccioli, un applauso, grazie. È tosta adesso. È tosta. Sì. È il terrore degli attaccanti avversari. Anche? In allenamento. Anche in allenamento, bene. Non far male alla ragazza. No, chiedo sempre scusa. Sì. Sono un po' irruenta. Cioè, randellata e poi chiedi scusa. Ci sta. Prego in ritardo. Allora, uno dei protagonisti di domenica, viene da dire finalmente, ma è un buonissimo inizio, Marcello Sereno. Ti abbiamo già chiesto tutto domenica pomeriggio, però insomma... Il gol arriverà, però intanto è arrivata una prestazione superlativa domenica, no? Sì, dai, per la prima volta sono riuscito a fare abbastanza bene, dai. Il gol arriverà, speriamo presto. Cosa ti ha sorpreso di più di questa squadra? Tu sei arrivato dalla prima gara del Sassuolo, ti sei ritrovato così in un primo campionato, diciamo, professionistico. Che cosa ti ha sorpreso di più di questa squadra, di questo ambiente? Ma la cosa che sorprende di più è l'affetto della gente in una categoria così bassa per una squadra che è abituata a stare così in alto. Perché per quanto... Anche io a Sassuolo ho vissuto una Serie A atipica, perché i tifosi ce ne sono pochissimi, ritrovarmi in Serie D con più tifosi di una squadra di Serie A è veramente una cosa strana. Allora, domenica ha promesso cose incredibili quando segnerà sotto la curva nord e avverrà molto presto, speriamo già da domenica. Domandina per Serena. Così mi prendi... Sì, alla sprovvista, sei qui apposta per fare delle domande. Che ti ispiri alla squadra, nella squadra femminile? Suggerimento. Non seguo molto. Dimmi il nome. Boselli. Propongo Boselli. Penso sia. Sì. Non come me, però speriamo di imitare presto. Ben zero per adesso. Chiediamoli dopo domenica che sarà la volta buona. Grazie Marcello Sereni, complimenti ancora per la prestazione di domenica.